Buonasera a tutti. Proseguiamo con le nostre alakot di Purim tratte da fonti italiane. Sapete che questa settimana c'è un evento particolare che è l'inaugurazione di un Sefer Torah a Biella, e appunto volevo concentrarmi un po' su un aspetto all'interno della scrittura del Sefer Torah, insomma, delle Megillot, e riportare una domanda alachica, anzitutto a partire dal Birkei Yosef, sulla kasherut di una Megillah stampata. Cioè, noi sappiamo, perché lo vediamo, che le Megillot al giorno d'oggi sono scritte da un sofer con tutti quanti i crismi del caso, ma a un certo punto della storia ci si è dovuti confrontare chiaramente con questa innovazione della stampa, e per cui nella halakha, in particolare, come spesso avviene nella halakha italiana, per primi ci si è dovuti confrontare con questa domanda. E bisogna un po' recuperare le nozioni di quando siamo andati a scuola per capire pure come funziona la tecnica della stampa. Cioè, quando noi parliamo di stampa, in questo caso dobbiamo considerare la tecnica che è stata introdotta da Gutenberg, cioè la stampa con caratteri mobili. E come funziona questa cosa? C'è una matrice chiamata funzione, praticamente, dove è impresso al contrario il carattere tipografico, utilizzando una lega estremamente dura. Inizialmente le matrici in Oriente erano fatte di legno, e Gutenberg invece, arrivando da una zona dove conoscevano bene queste tecniche, e lui stesso in prima persona avendo appreso i segreti dell'arte orafa, utilizzò una lega che conteneva dell'acciaio, e questo permetteva di evitare un problema molto spiacevole, che era quello della rottura della matrice. Oltretutto, introducendo questa tecnica dei caratteri mobili, è possibile riciclare più volte la matrice. Cosa succede? In pratica viene composta la pagina tramite questi caratteri mobili, la matrice viene cosparsa di inchiostro, e poi attraverso una pressa le lettere e l'inchiostro vengono impresse sul foglio. Questo garantisce naturalmente un risultato migliore, una maggiore rapidità di esecuzione e la possibilità di riproduzione poi dei testi. La domanda alachica è se questa tecnica è utilizzabile per i nostri testi, cioè vale a dire se questi testi a stampa hanno una kedusha particolare, una santità particolare, e se appunto questi testi sono stati fatti secondo le regole del Sefer Torah, della Megillah, del Minozot, se sono da considerarsi kesherim e quindi utilizzabili. Una fonte importante riguardo alla scrittura la troviamo in Massechet Gittin. Massechet Gittin, a pagina 20, si parla chiaramente del get, no? Del documento di divorzio. Rispetto al get, come abbiamo visto già la scorsa volta, la Torah ci dice: Vechatavla sefer keritut venatam biyada veshillach bibedo, che il marito, Vechatavla, deve scrivere per lei un libello di ripudio. Spiegano i Chachamim in Maseret Gittin, spiegando questa parola, Vechatavla, che deve, katav, deve scrivere, e non deve invece hakak, non deve incidere. Cioè, vorrà dire, se c'è una incisione, possiamo capire che non si tratta di una tecnica valida. In realtà, per quanto riguarda i Gittin, la cosa poi sarà applicabile. I Gittin, i divorzi, hanno delle regole meno stringenti rispetto al Sefer Torah, Tefillin e Mezuzot. Comunque dobbiamo
chiederci come inquadrare anarchicamente la stampa a caratteri mobili e capire se si tratta di una tecnica utilizzabile, cioè se si tratta di una tecnica di scrittura oppure se si tratta di una tecnica di incisione. Il divieto qual è? Quando la Gemara parla di kakak, cioè parla di incidere, non vuole andare a vietare l'incisione in sé per sé, perché l'incisione sotto certi aspetti può essere considerata una forma di scrittura, e attenzione, anche quando noi scriviamo al giorno d'oggi con una penna, in qualche modo incidiamo, perché noi facciamo un solco tramite la punta della penna sulla carta, con la B, con la B, con la B, sì. E lì appunto va a incanalarsi l'inchiostro. E di questo pure parlano i Posechim, cioè parlano di Et Barzel, di una, appunto, di una penna di ferro. Ora, appunto... C'è una spiegazione del perché scrivere sì, incidere no? Perché c'è scritto scrivere, il punto di partenza è quello. Ora, finché cosa... No, volevo dire, capire se c'era un'interpretazione, cioè perché non incidere, qual è la complicazione che sorge e che rende invalido il documento? Non saprei, cioè nel senso che la scrittura è qualcosa che emerge dal foglio, l'incisione invece è qualcosa che è impresso all'interno del foglio, cioè c'è una differenza a livello concettuale, nella quale chiaramente cose Kim non entrano. Cioè, dovremmo piuttosto ragionare su questo, cioè concettualmente che differenza c'è tra lo scritto che emerge e lo scritto che... sì. Che è impresso, che è inciso sopra. Questa era la domanda. Sono dei caratteri a stampa che quando vengono stampati emergono. Sì. In alcuni casi, in altri casi con la stampa al tolchio manuale stile Gutenberg. No, stiamo parlando di quella noi. Senti appunto, soprattutto su fogli di carta relativamente spessa, Fabriano spesso va dentro. Sì, assolutamente sì. Cioè la pressa fa proprio questo effetto, cioè la, appunto viene... Sì, presa la carta, però tipo, però dà pure appunto la forma della lettera, cioè se voi prendete un libro molto antico, cioè riuscite a sentire la. E comunque, e quindi la Gemara poi fa una differenza fra due categorie differenti all'interno di questo discorso. Parla di Hak Tochot e Hak Yerechot. Cosa vuol dire questa cosa? Ogni lettera ebraica è composta di varie parti, no? Che si chiamano Yerechot. Ora, dicono, se una persona incide Hak Tochot, vale a dire l'interno della lettera, di modo tale che la lettera emerga spontaneamente, ci troviamo di fronte ad una cosa. Se invece si incidono le varie parti di una lettera, appunto tramite uno scalpello oppure una penna, qui ci troviamo di fronte ad un'altra categoria che è Hak Yerechot. Per esempio, rispetto al Get, Hak Tochot è vietato, Hak Yerechot sarebbe permesso. Per cui, se prendo una tavoletta d'argilla e ci incido sopra il Get, la cosa sarebbe consentita. Hak Tochot, come avviene? Pensate ad esempio ad un sofer al quale cade una goccia di inchiostro sopra il testo. Cosa può fare? Lui può o grattare completamente la macchia e riscriverci sopra, oppure può grattare la macchia stessa di modo tale che dalla macchia emerga la forma della lettera che vuole scrivere. Questo si chiama Hak Tochot. Cosa vuol dire? Che lui non fa un'azione diretta sulla lettera, ma toglie tutto quello che c'è intorno, tutto quello che c'è dentro la lettera. Tante lettere ebraiche hanno un vuoto al loro interno, insomma, pensate ad esempio alla Mem, alla Samech, ma ce ne stanno tante altre, e lui in pratica, andando così a ritagliare insomma l'interno della lettera e tutto quello che c'è intorno, fa alla fine ottiene lo stesso risultato che avrebbe ottenuto scrivendo la lettera. Questo è il Hak Tochot e questo è quello che per un get, ma anche per Sefer Torah, eccetera, eccetera, è vietato. Ok? Per cui, per esempio,
se un sofer si rende conto che ha sbagliato a scrivere una lettera, no? Voleva scrivere una lettera E, invece gli esce fuori una fetta. Dove sta la differenza tra la fetta e la E? La E appunto ha uno spazietto in alto a sinistra che è vuoto, ok? Questo per quanto riguarda la forma della lettera. Ora, se mi accorgo che ho fatto una fetta, io potrei semplicemente cancellare quel pezzettino, insomma, in alto a sinistra e fare in modo tale che mi esce una E. E la cosa sarebbe molto più economica, insomma, risparmierei del tempo. Questo rientra nel divieto di Hakuto-Kod, perché io ho dato la forma alla E togliendo qualcosa da una lettera preesistente, la cosa non è consentita. Quindi cosa dovrò fare? Dovrò grattare la lettera in modo tale da... Tutta la lettera? No, parte della lettera tale da togliere la struttura della E e poi riempirla nuovamente, cioè di modo tale che la E alla fine risulti costituita nella sua forma. Ogni lettera ha una struttura di base che le dà la sua natura. Ora, appunto, devo snaturarla, cioè non farla più essere una E togliendo qualcosa che è proprio della E e andare a riempirla attraverso la menzione diretta, di modo tale che quando io vado a fare questa operazione sono stato io a scrivere la lettera e non abbiamo la lettera invece che esce spontaneamente togliendo qualcosa. Okay, questo quindi è il per la fetta bisogna togliere tutta la gamba sinistra e rifare per esempio, oppure posso pure andare a intervenire sulla gamba destra, per esempio, cioè se tolgo un pezzo della gamba destra poi cancello quello che ho e riunisco a destra, posso fare in vari modi. Comunque l'importante è snaturare la E, questa è la cosa fondamentale, cioè di modo tale che quando io poi vado a riscrivere, cioè devo riscrivere qualcosa, vado a formarla. Ok? Ora la domanda per l'appunto che Jose e Kim pongono sulla Megillah è come considerare delle Megillot stampate su Kelaf scritte con degli O, con dell'inchiostro Kasher da un sofer con l'intenzione di scrivere da qualcuno che le stampa con l'intenzione di stampare una Megillah. Cioè vorrei dire questo al di fuori dell'intervento del sofer che scrive manualmente ha tutte quante le caratteristiche di una Megillah che c'era e all'occhio è indistinguibile rispetto ad una Megillah scritta da un sofer. E appunto quando parliamo di stampa noi intendiamo la nostra stampa che certamente non è da considerarsi una stampa adatta da questo punto di vista, che perché la nostra stampa pur mantenendo lo stesso nome ha delle tecniche molto differenti rispetto a quella di cui parlano i Bosechim e tecnicamente la nostra stampa non è da considerarsi una scrittura da un punto di vista tecnico. Come spesso avviene, le teshuvot si basano su fatti realmente avvenuti e questa domanda fu posta ad un posek italiano che era Rabbi Moshe Provenzalo e di questo parla il Birkei Yosef nella nostra prima fonte. In Alef Hen Kotvin et Amigilla e l'Abedeo, qui naturalmente stiamo citando il Shulchan Aruch capitolo 691, è quello che stavamo vedendo anche la scorsa volta, e Shukaru scrive che non si scrive la Megillah se non con degli O, appunto con inchiostro Kasher, eccetera. Scrive che Yosef se ayama se shit pisu Megillot al Klaf Beala levadam leakshiran. Se ayama se, questo era un fatto, cioè venne un fatto. Shitpissu Megillot, che hanno l'atpis, appunto vuol dire stampare, che hanno stampato delle Megillot al Klaf, su del Klaf. Il Klaf è la pergamena. Sì, appunto, la pelle lavorata, cioè la pergamena viene utilizzata per scrivere. Vela levadam leakshiran. E letteralmente è salito sul cuore, cioè uno aveva l'intenzione,
le Akshiran, di dichiararle Kesherot. Umaran Promezal, Merabran Keshishai, Shebir Mantova, Bitshuotav, Kitveyat, Siman, Hain Gimel, Oatzat Stadin, Bitsidet Stadin, Bezeu Alaha, Le Moshe de Psulot, Le Maset Fus, Ave Kekak Tochot, Ve Ellu Yeganazu. Tutta la cosa è stata sottoposta a Moshe Provenzalo, che era tra i rabbini più antichi della città di Mantova, che parla di questa cosa Bilciuotam, le sue Teshuvot, nel capitolo 73, andata al fine di Avvezeu alla Kale Moshe de Psulut. E questa è alla Kale Moshe, la Kale Moshe Misinai, cioè appunto secondo la tradizione sono Psulut. Perché? De Maseat Fus avec Haktochot. Perché il Maseat Fus, appunto l'atto della stampa, è da considerarsi Haktochot. Cioè perché appunto le lettere non sono determinate da un'azione diretta, ma escono fuori da sola. Questo è quello che dice il Maran Provenzalo. Vedremo se la cosa è corretta o meno. E cosa bisogna fare con queste note? Vanno messe in Genisa, vanno tolte di mezzo, perché Veloyat Pisuod, e non le stampino più Chiarue Otam al Claf che Davrit Megillot Aktuvot il Bord Ksherot Mikrabai, perché Arue Otam, chi le vede al Claf, sopra del Claf, che da Brit Megillot Aktuvot, come la forma, secondo la forma delle Megillot scritte, Isbord Ksherot, cosa farà? Penserà che sono Ksherot. Vikraben, e ci leggerà, ve lo iazzai di Akovado, e non uscirà d'obbligo, Uvirek Levatala, e non solo, avrà detto pure una Berakha Levatala, una Berakha in vano. Quindi queste Megillot stampate secondo il Maran Provenzalo costituiscono un pericolo. Aval, dove sta però la discriminante? Aval, piste, monatan, beniar, share. Ma invece, piste, monatan, di stampare la loro forma beniar su della carta, share è permesso. Cioè perché il claf è vero che è più bello, ma inganna. Come il flamboide non è più in grado di distinguerlo da una Megillah Kshera. Ma se qualcuno vuole invece stampare una Megillah su carta, come facciamo tutti al giorno d'oggi, share, la cosa è permessa. Delota Ubeu, perché non ci si sbaglia. Vediamo anche il punto Bet. Il punto Bet ci parla di un altro Posek che viveva in Italia, che era il Prichadash, che ci riporta un'altra Alaha. Il problema qual è in questo caso? È quella di una Michillà scritta con tutti i crismi parzialmente e parzialmente stampata. Punto non, 51% della Michillà scritta da un sofer, poi il sofer si è stancato e resta la stampa. La cosa è consentita o meno? Chiaramente dobbiamo partire dal presupposto che la Megillah rispetto al Sefer Torah ha delle regole meno stringenti, cioè se manca una lettera, comunque una lettera del Sefer Torah invalido, non c'è niente da fare. Per la Megillah ci sono tanti aspetti che rispetto ai quali, come abbiamo visto anche la scorsa volta, la Megillah ha delle regole più facilitanti, per cui per esempio se leggendo mi accorgo che manca una parola all'interno della Megillah posso leggerla bealbe seduta stante, poi chiaramente dovrò sistemarla e chi ascolta la Megillah, nonostante io abbia letto una parola della Megillah non mi tocca che da non darlo scritto, comunque esce d'obbligo. Ora la domanda diventa: se parte della Megillah non viene letta a memoria, ma viene letta da qualcosa che non andrebbe bene per Alaha, peggiora la situazione oppure no?
domanda che si fa il Prikadash. Ah, intanto il Prikadash scrive: Vedavarav Prikadash dehevan de pisul hak tochot ave mishum niktiv vekadav velo hakak him ruba ktuba beksher lo pasla uhai di shmita sofero diot ukran al pe yatsa vivodin migilash fusa ruba shepsula. Il Prikadash che dice: Kevan de pisul hak tochot ave mishum niktiv vekadav velo hakak. Visto che questo divieto, il divieto dell'invalidità del Hak Tochot è perché è scritto Vekadav, scriverà Velo Hakak, non inciderà Ibru Baktuva Bekser lo psalà. Se ruba, per cui se la il Rob, la maggior parte della Megillah che Tuva Bekser è stata scritta con Ekser, insomma in un modo adatto, lo psalà, non l'ha invalidata. Uchiai, cioè come questo, di Shmit a Sofer Odiot, che il Sofer Shmit ha tolto, si è dimenticato delle Odiot, delle lettere, Ocran al Pe, e le ha lette a memoria. Yatsa, una persona appunto che ascolta le letture di una Megillah, nella quale mancano delle parole, quindi il Corè, chi la legge, legge alcune parole a memoria, Yatsa, esce d'obbligo. Veuadin, scrive Prikadash, la stessa regola vale le Megillah de Fusaruba Shepsula. Per una Megillah che per la maggior parte è stampata, che è Pesula invece. Cioè mentre meno della metà per Prikadash ha un motivo per dichiararla Kshera, se la maggior parte della Megillah è stampata, certamente sarà Pesula, per via di questo divieto di Hak Tochot. Interviene nella discussione un altro posek italiano. Intanto c'è da notare una cosa all'interno del Prikadash. Prikadash si confronta con questa questione anche da un'altra parte. Come vi dicevo, gli ambiti nei quali si parla di scrittura sono Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot, Megillot e poi il Get. E il Prikadash, rispetto al Get, da un'altra parte, scrive che la stampa di un Get è da considerarsi in tutto e per tutto scrittura. Cioè, quindi abbiamo un problema interno al Prikadash, c'è una contraddizione tra quanto scrive nell'Ilkhot Megillah, dove ritiene che questo tipo di scrittura, la stampa, non sia da considerarsi scrittura, e invece Gittin, i divorzi, dove la considera pienamente come una scrittura adatta. Beh, naturalmente anche per questo al giorno d'oggi non troviamo un'applicazione adatta, cioè non è possibile stampare un Get, cioè nessun beddino al giorno d'oggi oggi accetterebbe una cosa del genere, ma stiamo capendo come è costruita la halakha su questo punto. Su questa stessa domanda era stato interpellato a suo tempo un altro posacchio italiano, che era il Ramadifano. Ramadifano, su Teshuvah, Teshuvah numero 93, appunto viene interpellato su Gitten Hashim Shenasu Bitfus. Vedete, ci troviamo nella fonte 2. Gitten Hashim Shenasu Bitfus. Abbiamo dei Gitten Hashim, cioè per cui divorzi di donne, Shenasu Bitfus, che sono stati fatti a stampa. Ktiva Kadin Aleuksherim Ollo. Domanda qual è? E se questa, cioè la stampa, si chiama Ketiva Uksherim, sono Sherim oppure no? Risposta del Ramadifano. Teshuvah Israel Bakilishma Yasenu Bitfus Ve Ikba Enu Eter Ala Sefer Ve Yo Koldavar Sheur Roshem Afiru Lechatchila Ve Edim Gamem Kolechad Rashai Lachtom Shemo Alidei Atzmo Ve Ofen Ze Ve Shapir Dami. Allora, un Israele, tanto chi è che deve fare questa cosa? Posso chiamare lo stampatore Goi per stampare questo Get
appunto fatto a stampa e non scritto dal Zoferra, no, non posso chiamare un Goethe, deve essere un Israela. Habaki Lishma deve essere esperto del Lishma, cioè vale a dire del fatto che il get deve essere scritto Lishmo Lishma Ushem Gerushim Gemurin, cioè per cui deve essere fatto per il marito, per la moglie, a titolo di divorzio, e deve per cui conoscere questi concetti alachici. Yasen Obitfus lo faccia a stampa, Vik Ben Metev alla Sefer Bedeyo, e appunto deve fissarlo bene alla Sefer, sul libro, appunto sul foglio, Bedeyo, con l'inchiostro, col davarci Oroshen, con qualsiasi cosa che lascia un segno, a filo de Katkhila, persino a priori. Quindi il Rama dice che la stampa è possibile per il get anche a priori. Via edim gammem quale katra shalachtom shemo alideazmo. Sì, ma il get non ha solamente il testo del get, ci sono anche poi sotto gli edim che firmano. Adesso un et può stampare la sua firma? Una firma stampa vale? Cioè, considerate, vengono utilizzati questi caratteri mobili, e l'ed è quello che avvia la pressa e imprime il suo nome con questi caratteri sul foglio. Come se mettesse un sigillo, sostanzialmente, concettualmente. Come se mettesse un suo sigillo. Ma se sono caratteri standard, non è... Sì, non è un suo sigillo, vabbè, appunto, c'è pure questo. Cioè, noi tante volte insistiamo sull'unicità della firma, no? Sì. Cioè, la mia firma, chiaramente uno può riprodurla quello che vuoi, ma è qualcosa che mi distingue in qualche modo. Ora, se l'ed viene e appunto mette dei caratteri, no, gli monta dei caratteri mobili, avvia la pressa e chiaro, non è indistinguibile, no, appunto, cioè, così avremmo pensato. Invece il Rama scrive: vedi i testimoni gammem kule hadra shailach tom shemo, cioè anche, vabbè, l'ed a sua volta deve sapere tutte quante le regole dell'Ishma, deve essere un Israele, eccetera, eccetera, vabbè. Diciamo, una persona che ha tutti quanti i prerequisiti, dice Rama, Rashai Lachtom è autorizzato a firmare con il suo nome all'Ideazmo, attraverso se stesso, cioè quindi lui deve essere quello che avvia l'operazione, Veofenzen, in questo modo, Veshapir Dan, e va bene. Così scrive il Rama. Uchvar Shaman Min Achaverim Mishe Pasal Afido Bidiavat. E già abbiamo ascoltato delle persone che Mishe Pasal, che c'era qualcuno che invalidava versino a posteriori, cioè quindi qui ci troviamo di fronte al Rama che permetterebbe a priori e altri che invalidano persino a posteriori. Mia marcia Niaro Klafani Bashpa Kotska Bishat Pasa che Kakika Dani, perché invalidano? Perché il foglio o il claf, la pergamena, Anik Bashpa Kotska, che viene pressato con forza, Bishat Pasa nel momento della stampa, che Kakika Dani è come una Kakika, è come una incisione. Ve'anan, ora scrive il Rama, Ve'anan b'chi inan be'umanut zo, c'è Sahar, Nubapo, Limar, Be', Be'abad, Malem, Me'il Berlano, c'è En Bamash, Bitvarim, Malalu. Scrive il Rama, Ve'anan sarebbe Anachnu in aramaico, e noi, b'chi inan, siamo, b'chim, siamo esperti be'umanut zo, in questa... in questa arte, insomma, in questa tecnica. Cioè, Saharno Bapo Alimarbe, poiché abbiamo ingaggiato molti operai, vi amadono Alem e siamo stati sopra di loro, quindi li abbiamo guidati, venit Barerlan e ci è chiaro, c'è En Mamash Bitvarim Allalu, che queste cose non hanno Mamash, non hanno sostanza. L'ho visughiata la né per quanto riguarda la discussione alachica,
lo mezbashel melaha, né per quanto riguarda la natura del lavoro. Chi avviro io a udiot hakukot begufosh el niar, migrot bo belode io, cioè anche se le lettere hakukot begufosh el niar fossero state incise all'interno della carta, migrot bo belode io, sarebbe stato possibile leggerle. Però degli ho, persino senza inchiostro, cioè pensate così, i caratteri vengono messi sulla pagina e non ci mettiamo dell'inchiostro, che succede? Ecco, vi ricordate quando finiva l'inchiostro sulla macchina da scrivere, che è abbastanza simile come sistema? Che succede? Comunque là rimaneva la traccia, appunto la carta rimaneva impressa della forma della lettera, e appunto il sistema è molto simile in realtà a quello della macchina da scrivere. Ora, un tipo di scrittura del genere, dice il Ramà, sarebbe kasher oppure no? Cioè, se viene messa la forma della lettera attraverso il carattere a stampa senza l'inchiostro, e comunque sarebbe leggibile la scrittura in questo caso, sì. Sarebbe haktokot oppure no? Oppure sarebbe hakirakot? Perché haktokot? Perché ha tolto qualcosa? Attenzione, Kaktokot, dicevo l'esempio, è quello che lo posto inchiostro e tolgo. Dice Ramà, questo non è Kaktokot, perché Hei Gavna ave Hakirekot, le Kasher ve gita nashim shevadim, che deita be pere kamevi, kaf amud alef. Perché questo non sarebbe Kaktokot, sarebbe al massimo Hakirekot, che, come abbiamo visto all'inizio, se vi ricordate, per Itin è Kasher, va bene? Cioè, se uno incide il get senza inchiostro su una tavoletta e lo dà alla moglie, è kasher. Allora, quindi, rispetto alla nostra domanda, se parliamo di hakirekot per vittim, va bene. Allora, quindi, un get a stampa, persino senza inchiostro, dice il Ramà, è kasher le khatkhila, lo stesso vale per le firme. Ora, questo per quanto riguarda i divorzi, ma Sefer Torah e Fini Mesuzot hanno delle regole differenti, per cui abbiamo pure una domanda su un Sefer Torah stampato se è kasher. Scrive Ramà, siamo nel secondo capoverso, a Falgavdo c'è Sefer Torah e Fini Mesuzot hakirekot nami vasul, cioè anche se nel Sefer Torah Tefilin e Mesuzot Hakirekot nami pasul è ugualmente pasul, non va bene, qui avremo risolto per quanto riguarda il kit, un get stampato va bene, ma sicuramente se torate di Mesuzot no. Shekol ma se Shekol Sheu ma se beguf aot bainan be ktiva velo hakika. Perché Shekol Sheu ma se beguf aot, tutte le azioni che vengono rivolte verso il corpo della lettera, bainan bektiva, serve della scrittura in questo caso. Non va bene hakirekot, non va bene una incisione delle parti della lettera, cioè serve ktiva, serve una scrittura propria, velo hakika, e non una incisione. Avallaha, bitfusin shellano, ikara ktiva, tibedeyo, ma nei nostri tfusin, cioè nella nostra stampa, il caractiva, il fondamento della scrittura, qual è? È il deyo, dice il Ramà, è l'inchiostro. Cioè, ma come? È successo. No, la parte della principale della stampa, qual è? È il fatto che la pressa dà la forma della lettera, insomma, sulla carta, il fatto che venga trasmesso l'inchiostro attraverso il contatto fra la lettera e il foglio, ok? Voi direte che le due azioni avvengono contestualmente. Spiega il Ramà. Ramà, attenzione, non era tanto sprovveduto, perché il Bet Yosef, Yosef Caro, lo incaricò di stampare il Kesef Mishneh, cioè quindi noi, che è il commento del Bet Yosef al Rambam,
appunto il Joseph Kahn ha scritto, oltre al commento al Tur, anche un commento al Rambam, che è il Kaiser Friedrich, e incaricò proprio il Ramat di Fano, in quanto esperto del settore, di stamparglielo. Quindi non era l'ultimo arrivato. E il Ramà scrive che l'Ikara Ktiva, il fondamento della scrittura, qual è? Vede, io con l'inchiostro, cioè la parte principale all'interno del processo di stampa, non è appunto il dare la forma della lettera sulla carta, ma il mettere l'inchiostro. Cioè, allora perché fate tutto quanto sto macello? Perché pressate la carta? Ve lo spiego subito. Beh, Eno Maninco Vescinetta Klaf Big Bash, e appunto gli operai non pressano il claf, insomma la carta, la pergamena con la pressa, e la che esce su Yarot per io e te, se non affinché la lettera sia colorata con l'inchiostro per bene, veloi cerchelek mimmenna pilti muscare, non rimanga una parte di essa non colorata, merita col sorco. Quanto basta che voce i rabbia a mimra bot le umanim a belti begim, come avviene spesso agli operai che non sono begim, che non sono esperti. Io termise e ancora di più lo marla che masciano su avrimit fossima elle a falpi ce l'ho iud varenu vesciura se e l'abbia iniziato con la lacca di Vad. E ancora di più, non vi diremo ciò che pensiamo di queste stampe, anche se appunto le nostre parole non sono se non poche e solamente per la lacca. Cosa vuol dire queste ultime parole del Ramà? Voglio dire che il discorso che sta facendo è un discorso non di natura tanica, è di natura teorica, cioè lui ha scritto tutte quante queste cose, sia su Goethe, sia su Isis, lettura, e afferma che ciò che scrive è solamente parziale, cioè ci potrebbero essere altre forme di eter, di permesso su queste cose, ma ciò che scrive deve essere considerato come alla carta, appunto, cioè come discorso teorico, ma un discorso che non deve essere, anche secondo il Ramà, che fra le voci che ci sono, quella sicuramente più permissiva, appunto non deve essere poi tradotto nella pratica, cioè per cui è importante salvaguardare il fatto che ci siano sofferibili, eccetera, eccetera. L'ultimo autore che vediamo oggi è lo Zeremit, con un'altra fonte italiana posteriore, che è Rabbi Ishmael Hakohen di Modena. La domanda alla quale vuole rispondere è quella della Kasherut di un Sefer Torah Kasher. Dobbiamo iniziare da metà della riga, purtroppo trattandosi di una foto il testo, oltretutto brutta, perché il Zeremet è di difficile lettura in generale, scritto in caratteri Rashi, e spesso veramente complicato riuscire a venirne a capo. Scrive così: Leinian Sefer Torah, siamo alla quinta parola della prima riga, per quanto riguarda un Sefer Torah, Nire Likora de Kasher. Nire Likora sembrerebbe che è Kasher, cioè quindi secondo lui scrive, gli sembrerebbe un Sefer Torah stampato possa essere Kasher. Vechen mazzati le attaz, migliore dea siman resh ein alef, seif kadan het. E così mazzati ho trovato le attaz nel Turesav, migliore dea, capitolo 271, dove si parla delle regole del Sefer Torah, al paragrafo 8, desfarim anit pasim yesh ben tusha, che i libri Anit Passim stampati Yeshbem Tusha hanno Kedusha, cioè hanno una loro santità, perché De Ave Hakirakot, come abbiamo visto, non si tratta di Hak Tokot ma di Hak Yerekot Ayen Sham, guarda lì, lui quindi rimanda al Taz Udolamiso Kadav Abri Kadash Bilkot Gittin
Siman Kuf Kafe Seif Dalet. E Gudola Miso ancora di più ha scritto il Prichadash nelle regole di Gittin, capitolo 125, paragrafo 4. Che Maseat Fus Avek Tivam Mamash, che la stampa è Tivam Mamash, è una scrittura vera e propria. Ve lo aveva fino a Hakir Efot, e non è neanche Hakir Efot. Vevi Ken, Sushan, Rama, Siman, Tzadikim, e ha riportato così allo stesso modo il Rama nel capitolo 93, che è quello che abbiamo visto. Vechen, Kadava, Magena, Vransim, Lamerbet, Seif, Kadam, Unvav, Dimitina Tfus, Cacello e Sefertore. E così anche scrive il Magen Avram nel capitolo 32, 56 in Orachaim, che secondo la regola la stampa sarebbe adatta per il Sefertore. Mentre dobbiamo segnalare che non andrebbe bene per quanto riguarda i figli di Mesuzot, come scrive fra parentesi, Avallo, Batfilim, Mesuzot, Mishum, Derifamim, Aveshelok e Sidran, Anyesham. Perché i figli di Mesuzot hanno un'altra caratteristica particolare che è differente dal Sefer Torah, che devono essere scritti che si danno secondo l'ordine in cui compaiono nella Torah. Cioè, faccio un esempio stupido, cioè se scrivo prima la Nuova Mesusa, prima la seconda Parashah della Mesusa e poi la prima Parashah, la Mesusa non è che ce l'ha, bisogna rispettare l'ordine in cui compaiono nella Torah. Oppure che so, se mi accorgo che ho dimenticato una parola non posso reintegrarla. Cioè serve mantenere l'ordine di scrittura nel Tefillin Mezuzot, mentre nella stampa che succede? Che mettendo nella pressa tutta quanta la pagina esce fuori insieme e comunque non ho il modo, credo almeno, di determinare una parte possa essere scritta prima di un'altra. Cioè non funziona con le nostre stampanti a getto di inchiostro o laser, cioè che stampano secondo un certo ordine. In realtà per l'ebraico non so quale, perché penso che per l'ebraico sta anche al contrario addirittura. Per cui non so come quello che succede dentro la stampante quando stampa in ebraico, le nostre stampanti in gente, insomma. Beh. No, è un problema solamente teorico. Però per cui lui dice, per quanto riguarda il Sefer Torah la cosa sarebbe ammissibile, per Tefillin e Mesuzot assolutamente no, perché non avrei il modo di governare, perché si tranne appunto che vengano scritte in ordine. Ma questo neanche se a priori vengono scritte, cioè se si controlla prima di preparare la lastra che siano scritte nell'ordine giusto, non va bene neppure. No, ma dico quando vado a imprimere poi il testo lo faccio insieme. Non c'è la successione. C'è la successione nella composizione della pagina, ma non nella stampa. Esatto. Ah, beh, sì. Ok. Poi abbiamo un altro problema, non so se avete visto l'anno scorso che era uscito il software meccanico, no? C'era, non l'avete visto? No. È molto interessante. In pratica c'è la pergamena che scorre e c'è questo braccio meccanico praticamente che scrive in maniera assolutamente perfetta come un software, per cui uno lo carica di inchiostro, ha il suo pennino, insomma, che c'era, eccetera, eccetera, e scrive. Nuovamente avremo qui una domanda sulla Kasherut di questa cosa, perché non c'è il problema tecnico, non c'è forse neanche il problema dell'ishmacio, perché mettiamo il caso che chi aziona questo software meccanico stia facendo la cosa le scienze di Shazza per Torah, e per cui dovremmo capire, sicuramente avranno scritto degli articoli su questo, dove è il problema. Magari una volta vi faccio vedere il video, però, perché veramente... Ma sì, ma qualunque robo può essere programmato da fare veramente questo. Veramente interessante. E comunque, concludendo, il Zeremet dice l'Ale Hatkhila Yesh Lizaert, ma a priori bisogna fare attenzione, Ad Kan Devarav. E qui finisce la citazione del Magen Avraham. Per cui alla fine anche il Zeremet rispetto a questa cosa, cioè che al di là di tutti quanti i discorsi che possiamo fare, quel tipo di stampa per il Sefer Torah, pur essendo teoricamente ammissibile, non porta a delle conseguenze pratiche, quindi non bisogna fare un mase, un'azione pratica del genere, ma in teoria ci sarebbero
dei lati per poter permettere. Concludendo poi, l'Oseremet riporta poi tutta quanta un'altra serie di fonti che non ho riportato qui, per cui Bach e lo stesso per i Kadash, che ritengono che la stampata non sia che ce l'ha. C'è un motivo ulteriore, riportato dalle Bush, anche se c'è da dire che al giorno d'oggi la realtà è molto cambiata, che ritiene che questo non è un modo abituale di scrivere. Cioè, la stampa non è da considerarsi una chidivana, è tutta un'altra cosa. Io al giorno d'oggi non mi ricordo più tante volte come si fanno lettere quando scrivo a mano, ci devo pensare, perché chiaramente scrivo molto di più col computer che a mano. Per cui, in base a queste considerazioni, il Zeremet ritiene che si frettolerà, che Filim, Susot e Miglot stampati siano Fesulim e non utilizzabili. Però si è puntata magari... Questi sono di che secolo? Sono tra il XVI e il XVIII. Mentre quelli che abbiamo riportato. Però, cioè, scusami, chiaramente cioè, considerate che, cioè, che Gutenberg fa la sua prima stampa nel 1455. Ecco, però voglio dire, oggi le interpretazioni, ci sono delle interpretazioni più diciamo moderne, nel senso aggiornate? Beh no, questo fa giurisprudenza, poi, cioè, comunque tutti quelli che scrivono dopo si confrontano con questi cose qui. Sì, cioè, hanno scritto pure dopo, cioè, possiamo vedere quello al giorno d'oggi, cioè, come poi la cosa si evolve. Perché si parlava di Get ma non di Ketubah? La Ketubah non ha questi criteri. Ecco, la Ketubah può essere scritta, può essere stampata senza problemi. Sì. Assolutamente sì, non c'ha tutti i rismi del ghetto. C'è soltanto la questione delle firme sotto. E chissà come mai il ghetto è più, sì, ma, perché più il ghetto considerato più importante del ghetto. No, perché la Torah parla del ghetto. Sulla Torah c'è scritto il ghetto, cioè la Ketubah non c'è scritta sulla Torah. Ah, sì. Ah, ho capito. Ok. Bene, allora la prossima volta...